fatiche, ma anche le gioie della vita familiare iniziano a volte ancora prima del fatidico sì. Parleremo di questo, insomma, parleremo dei preparativi prima del matrimonio. Lo dico a bassa voce perché questa è roba seria. E lo spunto, eccola lì la mia telecamera, lo spunto ce lo dà una lettera che arriva da Brindisi, ci scrive Giulia. Lei è pugliese, ha 34 anni ed è in procinto di sposarsi con Antonio. Con Antonio è fidanzata da 3 anni e il fatidico si arriverà il 9 giugno. Ma sono giorni di profondo stress perché i due litigano su tutto, dalla scelta del fotografo e ovviamente all'altro tema importante che è quello della lista degli invitati. Perché qui la lista sta aumentando sempre di più e con essa le spese. E allora il nostro Antonio vorrebbe asciugare questa lista e se non si può rinunciare al parentame, come è giusto che sia, magari gli amici meno stretti si possono anche non invitare. Ma Giulia è di parere assolutamente contrario, anche perché Giulia è un po' irritata, diciamoci la verità, dal fatto che la suocera ci mette troppo spesso lo zampino. Per la verità questo è accaduto a tutti noi, Giulia cara, ma il comune potrebbe essere mezzo gaudio. E poi ci sono le tradizioni, perché lei viene dalla Puglia, quindi dal sud, e insomma il matrimonio bisogna farlo come Dio comanda, insomma con tutte le caratteristiche necessarie. Insomma, la famiglia di Antonio la pensa un po' diversamente, ma quella di Giulia vorrebbe fare le cose assolutamente in grande. E il risultato è che il loro rapporto si sta minando ancora prima del matrimonio. Speriamo naturalmente che si sani, perché questo è importante. E allora chiede come fare a far capire ad Antonio alcune cose, a evitare che si litighi sui preparativi del matrimonio. E soprattutto, come si può tenere a bada la suocera? Questo è un po' più difficile, ma cercheremo di capirlo con i nostri ospiti che vi presento subito. Grazie a Laura Boccanera, psicologa e psicoterapeuta di coppia e famiglia del consultorio familiare gestito dal Vicariato di Roma. E con me ho anche due eroi, persone che stanno affrontando questo tema delicato, è quello del prematrimonio, Caterina Pandolfi e Eugenio Mennini, grazie per essere con noi. Allora, io vorrei capire, dottoressa, se quello che sta vivendo Giulia e quello che ascolteremo dalla nostra coppia qui è roba normale, cioè capita a tutti? Oh, mi dà l'occasione questa puntata di poter introdurre... Parlare dei suoi problemi? No! No! Del suo prematrimonio, poter sottolineare come anche eventi che hanno un significato positivo, quindi sono ricercati, programmati, possono creare stress. Ma non lo dico io, insomma, dagli anni 50-60 ci sono studi sulle tabelle su quali sono gli eventi stressanti nella vita. Il matrimonio da una scala da 0 a 100 è considerato con un punteggio di 50. Quindi, caspita, diciamo che succede dopo la... Ma il matrimonio in quanto tale o la preparazione al matrimonio? Oh, questa è più una specifica, però sicuramente si compone lo stress dell'evento di tanti fattori, sia come elemento di trasformazione e di cambiamento, perché si va a creare un nucleo nuovo, un cambiamento importante nella caspita. Vita. Quindi riguarda sia... Che vedi una persona vicino, cioè già questo di per sé... Dalla convivenza se uno ha avuto meno esperienza traumatico. E quindi anche le abitudini personali che cambiano se non si è avuto una fase di convivenza. E poi ciò che determina l'evento puntuale che è in questo caso la data del matrimonio e quindi tutta la partecipazione e la programmazione. Quindi sono due fattori stressanti che si uniscono. La vita che cambia è l'aspettativa per quel giorno in cui si dice appunto, come dicevamo prima, il fatidico sì. Ma tutta questa roba a livello di stress è più femminile o più maschile? Dipende dal tipo di personalità. Generalmente, se vogliamo fare una questione statistica, le donne hanno l'esigenza di essere più partecipi e quindi sono le più stressabili sotto questo punto di vista. Però poi ci possono essere anche uomini che vogliono dire la propria e non delegano facilmente. Anche perché le donne sono un po' più precisine, no? Diciamo. Noi lasciamo un po' più andare. No, io sono dell'idea che l'uomo, come dire, un punto lo raggiunge per linea retta. Sì. Le donne, insomma... Quella linea retta la conoscono poco, ma questa è una mia idea personale. Però questa può essere la risorsa che si può utilizzare nei casi in cui una donna che è troppo precisa e puntuale e tende al perfezionismo possa poi perdersi nei dettagli. Quindi l'uomo può recuperare in quel senso quell'aspetto. Oppure abbandonarsi e dire sempre di sì, che potrebbe essere un'altra soluzione. Potrebbe essere fonte di conflitto. Senta, ma
io, come dire, anche dall'esperienza mia, ma di quella di molte coppie amiche mie, insomma, è un bel test quello del prematrimonio, cioè l'organizzazione. Ma è possibile che si debba discutere su tutto, persino sulla scelta del fotografo, che a me sembra una cosa... Beh, diciamo che dato che è molto complesso l'evento matrimonio, da lì si fanno un po' le prove per quelle che sono le dinamiche relazionali. Quindi c'è chi può avere il desiderio, in un certo senso, di vedere anche come va la dinamica nella relazione della coppia. Cioè come gestiamo questo stress, questo evento, può essere anche una prova che uno fa rispetto a quello che andremo a fare insieme nella vita. Quindi il fotografo come la bomboniera, come la scelta di una location... Serve a mettere i puntini su lei, mi pare di capire. Aiuta a marcare un po' il territorio, i confini, diciamo. C'è chi ride fra il pubblico, credo che sia un'esperienza che hanno vissuto. Guardo la mia destra, poi fate voi. Allora, cara Caterina, caro Eugenio, innanzitutto da dove venite, da quanti anni siete fidanzati? Io voglio sapere un po' di voi. Sì. Allora, abitiamo entrambi a Roma. Beh, nello specifico io ai Castelli Romani, lui a Roma, e ci conosciamo da 4 anni e siamo insieme da 4 anni, ci siamo conosciuti all'università. L'avete fatto subito? Conosciuti e vi siete fidanzati? Sì, sì. Ci siamo conosciuti 4 mesi, dopo 5 mesi sì. E ci siamo conosciuti e ci siamo sì. fidanzati. Colpo di fulmine? Sì, no, sì. Però vabbè, non all'università. Proprio. Non però... proprio. È stato lui a insistere, ho capito. Esatto, all'università, sì. Durante la lezione, andavo da lei, ci parlavo, poi siamo usciti insieme e ci siamo fidanzati. E raccontaci un po' la proposta di matrimonio, come gliel'hai fatta? Eravamo a Natale. Lo ricordi? Sì, sì, no, l'anno scorso. Siamo rovinati, sì. A Natale l'anno scorso eravamo con le famiglie a casa sua a festeggiare il Natale. E siamo andati un attimo, l'ho presa, l'ho portata in camera sua e gli ho fatto la proposta e gli ho regalato un anello. Ti sei messo in ginocchio o no? No, non mi sono messo in ginocchio, però gli ho dato l'anello. Si doveva mettere in ginocchio, dottoressa? No, va bene. Ha seguito il suo stile. Ha seguito il suo stile, no, voglio sapere. Ma che bell'anello. Grazie. Scelto da te o dalla mamma? Sì, perché spesso no, capita. Da me, ha fatto da solo. Hai visto? È da la pietra e poi l'abbiamo. È da apprezzare perché le suocere su questo solitamente invece. Ci mettono la zampina. Ci mette, sapesse. No. Quando vi sposate? Il 20 maggio di quest'anno. Il mese di maggio, che bellissimo, sì. Il mese delle rose. E quindi in quanto mancano 2 mesi più o meno, due mesi e mezzo. Sì. Come procedono i preparativi? Tutto abbastanza bene, nel senso. Beh, lui. Sorride, Eugenio, sono preoccupato. Sì. Lui dice sempre una frase che è sempre quella, la dice che a tutti. Per me da mesi ecco. È già tutto organizzato e tutto fatto, per lei ancora non abbiamo fatto niente tutt'oggi. Esatto. Cioè, quello che diceva prima anche la dottoressa, rispetto al fatto che ci sono delle difficoltà nell'organizzare, nel portare avanti appunto un matrimonio, però questo non ci ha scoraggiati, anzi... ci ha resi complementari, cioè io ho fatto un passo verso di lei perché io sono più calmo. Non si direbbe, proprio non l'avrei mai detto. Appunto quella parte di cui parlavamo prima. Però fa più... la finta calma qui in diretta. Sì. Ma veramente non avete organizzato nulla, è tutto pronto. No, cioè siamo a buon punto, però... Sì. Finalmente l'ho detto. L'ha detto, sì, siamo a buon punto, è anche registrato. Quindi. Sì, sì, siamo a buon punto e la cosa più importante... diciamo è quella che è un momento che, come diceva la dottoressa, ti mette alla prova, però ti devi anche un pochino affidare, cioè non devi avere la mania di controllare tutto, almeno per quanto mi riguarda. Ma chi sta gestendo di voi due l'organizzazione? Ma stiamo facendo tutto abbastanza insieme. Sì, sì, siamo complementari in questo. Rompe un po', no, sì. Rompe un po', no, 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 ma le ha, sicuro, sempre ragione. Ha sempre ragione, ha sempre questa ragione. È una via d'uscita che io sempre da tempo propugno, hai sempre ragione, è l'unico modo per uscirne, dottoressa, no? No, però è bello il fatto di condividere le cose, o no? O è meglio che uno dei due partner faccia... da solo. Ma in realtà è come la coppia si struttura, quindi se la questione è la gestione insieme, sicuramente entrambi hanno spazio per poterlo fare.
se uno delega troppo, poi arriverà un punto in cui la sua personalità emerge e magari emerge in maniera conflittuale, perché le tensioni poi, se non lavorate, portano poi al conflitto. Mm. Quindi quello che stanno facendo Eugenio e Caterina è un buon lavoro d'equipe. Però io vorrei capire questo, se la donna, allora in caso di condivisione, se una donna non ha la leadership dell'organizzazione, ne risente? O viceversa, se l'uomo viene un po' escluso, risente l'uomo di questo? Bisogna io vedere. Sarei contentissimo adesso, onestamente. Bisogna vedere cosa intendiamo per esclusione. Se lei, magari, che ha una capacità più analitica, di dettagli, fa la scrematura iniziale su tante cose in cui un uomo si perderebbe e poi lo presenta e dire guarda, secondo me ci sono queste due o tre possibilità, cosa scegliamo insieme? Avvantaggia il lavoro e a lui lo semplifica, però poi è insieme che si sceglie perché il giorno è di entrambe. Cioè, è quello però. Quello prima magari. Ma io ho detto dimmi a che ora è, a che giorno è, poi mi presenterò. Perché questo era più vicino alle sue corde. No? Assolutamente sì, a me piace molto l'organizzazione non fatta. Allora, Caterina e Eugenio, avete deciso di sposarvi nonostante l'instabilità lavorativa, perché avete fatto un percorso di fede che io condivido assolutamente. Però, nonostante questo, non siete stati immuni dalle discussioni. Cosa vi fa litigare di più? Io so che c'è un tema che dobbiamo risolvere qui, adesso in diretta. Beh, sì, allora sicuramente il percorso che abbiamo fatto ci ha portato qui. Cioè, infatti noi ci teniamo a sottolineare che senza un percorso probabilmente ci saremmo lasciati o non avremmo mai messo in conto di fare una cosa così più grande di noi. Quindi, cioè, questa è la cosa principale. Oggi la base vi sentite di preparati tutto. Però al passo? Ma secondo me non si è mai preparati se si è da soli. Cioè, in una continua logica di affidarsi al Signore, secondo me è l'unica possibilità di fare qualsiasi cosa, e anche questa. Cioè nella quotidianità, ma anche nella grandezza della cosa che ti aspetta. Affidarsi è una cosa assolutamente importante. E quindi anche questo, per le discussioni, quello che ci chiedevi, anche questo ci sta aiutando, no? Cioè il fatto di che... Ora però che il Signore si debba occupare della lista invitati, no, mi sembra. No, quelle sono cose molto umane. Io la farei tra di noi quella, diciamo così. Sì, sì, sì. Perché so che lì invece ci sono divergenze. Sulla... Ma sì, perché allora lui ha una famiglia molto numerosa, il suo papà ha 13 fratelli e quindi caspita, ci stanno sono tanti soldi. Sì. e quindi niente, vabbè, la discussione può essere, ci sono tanti amici, magari come la lettera che sentivamo prima, invitiamo o no i genitori di tutti gli amici? No. Ecco. Su questo, adesso che stiamo mandando le partecipazioni, ci stiamo un po' riflettendo, anche proprio stamattina prima di venire qui, e su questo vedremo. Poi noi lasciamo molto al buon senso delle persone, nel senso... Cioè... Poi dalle mie parti si usa come regalo la busta, con i soldi dentro, esatto. Quindi come dire, potrebbe ovviare a questo problema, che poi, come dire, organizzare un matrimonio ha sempre un costo rilevante. Ma è possibile che ci si litighi sulla lista invitati? Io sì, ho visto come persone, fosse un fotografo. Ma io ho visto persone che hanno litigato anche sulla disposizione dei tavoli. Sì. Cioè, non avete ancora affrontato questo tema? No. Che ci sono le famiglie che si odiano, cioè è una cosa... È un argomento importante perché, come sottolineava Caterina, comunque ha a che vedere con l'aspetto relazionale, quindi c'è un aspetto di appartenenza alla famiglia di origine che è fondamentale. 13 fratelli da parte del padre sono tanti, quindi come si fa a scremare? Bisogna invitarli tutti. Per forza. O meglio, quello che decideranno di comune accordo. Però c'è anche l'aspetto nuovo delle amicizie che hanno un valore per la famiglia nascente, cioè per la coppia in questione. Quindi, lì, oddio, farsi guidare dallo Spirito Santo, perché no? Cioè, come lei diceva, facciamo fuori, no? Il Signore non si può occupare di questo. No, la cosa è più importante. Però no, loro stanno fondando, mi sembra importante, la centralità del valore, cioè il sacramento. Esatto. Se noi due diventiamo una cosa sola, una carne sola, a quel punto ci preghiamo un attimo sopra sulla questione e vediamo cosa siamo più ispirati a dover scegliere, perché è comunque una scelta di eliminare qualcuno dalla festa. In senso positivo, diciamo, eliminare, che di questi tempi è sempre meglio specificare. Io però, come dire, poi, mentre le questioni si affrontano tra lui e lei, io credo che una sintesi, una soluzione la si trovi sempre. Il problema è che poi arrivano agenti esterni, in questo caso sono i genitori di lui e di lei. A voi come va questa cosa qui? Li gestiamo, sì, nel senso, sì.
Sono partecipi, però per noi è importante il loro punto di riferimento, cioè nel senso il loro non mi fate cosa pensano. No, non, cioè, c'è un confronto, c'è un dialogo, però c'è il nostro padre spirituale, padre Graziano, che ci aiuta molto anche in questo. Cioè vanno messi al loro posto, nel senso... Hai detto con una certa anche autorevolezza. No, cioè nel senso è una cosa sana, perché... Cioè, la scelta è nostra, anche nelle piccole cose, no? Può essere una stupidaggine, ma non so, nella scelta anche dei piccoli dettagli. Deve essere una cosa nostra. Poi, naturalmente, noi siamo ben aperti a consigli, certo, l'esperienza conto. Certo. Però al momento della scelta, secondo noi, appunto, cioè, questo fa unire la coppia, perché altrimenti questi agenti esterni poi diventano anche una fonte di conflitti inutili. Quindi dare troppa importanza a questi agenti esterni poi sgretola la coppia. Questo è il rischio. Noi creiamo una nuova famiglia, esatto. Già in questo percorso stiamo creando la nostra piccola famiglia. Che poi vi preserva in futuro quando arriveranno i figli, perché anche lì insomma i genitori entrano, come si deve gestire, come si deve educare, sono trafile che abbiamo passato tutti. Mi sembra che i nostri amici abbiano uno scudo protettivo, no? Lo abbiano usato. Lo ha detto con chiarezza Caterina, devono stare al loro posto i genitori. Uh-huh. La nostra telespettatrice da Brindisi, certo. Però invece si fa condizionare. E lì ci sono anche le rispettive tradizioni, no? Perché al sud si vuole un matrimonio sfarzoso, importante, mentre lui, Antonio in questo caso, i suoi genitori sarebbero più austeri. E quando quello scudo non si riesce a indossarlo, che si fa? Bisogna lavorare sulla mediazione, perché lì ho già un buon esempio di come si mettono i confini. I confini sono permeabili della nuova coppia che si va a formare e costituire come famiglia, sono impermeabili, sono troppo permeabili. A quel punto lì può iniziare per loro proprio una ginnastica di come si gestiscono le questioni sull'interferenza, le parlava, no? Perché ci sono delle tradizioni perché a confronto. Perché penso che appunto quando c'è la discussione tra la coppia, secondo me alla fine si risolve. Il problema è quando... gli agenti esterni lavorano, diventano ma ci sarà logoranti. Sempre la voce del genitore, la regia dall'alto che preferisce far gestire i figli in un modo perché è frutto di esperienza. Allora se qui diventa una risorsa, l'esperienza a quel punto la posso usare, se diventa un'imposizione c'è da lavorare sulla coppia. Quindi adesso non so se la nostra diciamo telespettatrice ha modo di stare insieme nelle decisioni, perché non so se lei è di Brindisi, lui è del Veneto, dove si incontrano, anche quello. Perché non è chiaro se loro... A Teano, ma questi erano altri tempi, diciamo via così. Di mezzo. Anche quello. E lavorare su questo, cioè, questo è un buon banco di prova. Cioè, come poter tenere i confini che sono, acquisisco le informazioni, i suggerimenti, però poi scegliamo noi. Ecco, e questo, come dire, su questo Caterina e Eugenio si sono fortificati. Mi pare che anche il cammino spirituale vi abbia aiutato a creare quella corazza necessaria. Fondamentale. Per godersi come dire, la vita matrimoniale che poi è straordinaria. Vi posso chiedere la cosa che vi stressa di più in questa fase? Se c'è una cosa? Ma è come dire, seminare, cioè noi non lo separiamo dal frutto che poi ci sarà, in qualche modo fa parte, ogni difficoltà si affronta. Ieri abbiamo discusso, ad esempio, però poi abbiamo fatto pace, cioè questo è fondamentale. No? Subito, sì, è una coppia che si forma, quindi le discussioni ci sono e l'importante è sempre trovare un punto di incontro. Trovare la sintesi, no? Sì. Cioè, magari un passettino indietro. Esatto. Io si trova... un passo in avanti, io verso certo. Lei e lei verso di me. Non c'è dubbio. Insomma, si preparano a questa vita matrimoniale, che consigli gli diamo? Beh, mi sembra che stiano procedendo molto bene, sia nel momento del confronto, come gestire le tensioni, e danno un esempio veramente che se io fondo il matrimonio sul valore del sacramento, ho qualche possibilità di andare più d'accordo. Ringrazio Laura Boccanera, ringrazio i prossimi coniugi, Caterina Pandolfi ed Eugenio Mennini. A proposito di coniugi... No, nel non senso... c'è una coppia televisiva, precisiamo. Devo ricordare... sì, televisiva, ovviamente. Devo ricordare la rubrica sul matrimonio che stiamo dedicata proprio ai preparativi matrimoniali. Insomma, vi daremo tanti consigli. Loro due non hanno questo stress, ma io so che ci sono coppie stressatissime su questo, cara lo Gabriele. Sappiamo, le raccontiamo. Ricordi i tuoi tempi, no? Io stressata no.
Non te li ricordi? Altri stress, questo no. Vabbè. Allora, grazie, auguri a questa giovane coppia. Grazie. Tra poco vi racconteremo una storia molto bella che ha a che fare con donne forti, donne che hanno fatto la storia e spesso sono rimaste anonime. Il periodo è quello della prima guerra mondiale, quando gli uomini erano al fronte, loro ne hanno preso il posto, hanno aperto le strade su cui oggi camminiamo tutte noi, e a raccontare queste donne forti, un'altra donna forte, molto amata, un'attrice, un'autrice, sarà con noi Maria Rosaria Omaggio. Tra poco.